In questo episodio di Antichi Misteri, antiche pietre senza tempo, segnate da simboli misteriosi. Una lingua dimenticata che fa menzione del mostro di Loch Ness. La bestia si avvicinò all'uomo emettendo un terrificante ruggito. Interpretare questo codice potrebbe svelarci i segreti di una civiltà scomparsa. Ma prima, il diluvio, un cataclisma, la vendetta di Dio. Secondo la Bibbia, solo Noè e la sua famiglia vennero risparmiati. Ma il diluvio universale è solo una leggenda o un evento catastrofico che alterò il corso della storia umana? Peter Gandhi ha scritto molti e controversi libri sulle origini del cristianesimo e ora sta riesaminando uno degli eventi più terrificanti descritti nel Vecchio Testamento. La storia di Noè e del diluvio universale. La storia alla quale faccio riferimento è presente nella Bibbia. Genesi, capitolo 6, versetto 17. Ed ecco, io stesso sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra per distruggere ogni carne. È nel Corano. E quando in precedenza Noè implorò, noi gli rispondemmo e lo salvammo dal terribile cataclisma con la sua famiglia. Racconti di un terribile diluvio sono comuni a molte culture. Sumeri, greci, cinesi, nativi americani. Storie antiche di millenni. Molto, molto prima del Corano si trova nell'epopea di Gilgamesh, risalente a 2000 anni prima di Cristo. La tempesta portata da Adad avanza nel cielo come un'arma di battaglia. La distruzione si abbatte sugli uomini. La storia del diluvio appare davvero ovunque si guardi. Alcuni scienziati, non senza pareri discordi, affermano che una grande inondazione colpì l'Europa orientale molte migliaia di anni fa. L'evento è definito come l'inondazione di Noè e colpì i territori intorno al Mar Nero. Gandhi vola a Sofia, la capitale della Bulgaria. Vuole verificare che impatto può aver avuto un'enorme inondazione sulle antiche civiltà della regione e cosa possa aver causato quella che viene definita l'inondazione del Mar Nero. Appena fuori dalla città, si innalza il Monte Vitoscia, un picco vulcanico costellato di caverne. Gandhi sale sulla montagna per incontrare il professor Yavor Shopov dell'Università di Sofia. È vero che potrebbe illuminarmi su questa inondazione? Sì. Ma per farlo dovremmo entrare in questa caverna. Con i suoi 15 chilometri di estensione, si tratta del complesso di grotte più vasto della Bulgaria. Ha 6 diversi livelli e si addentra molto in profondità. Un alveare di camere avvolte dall'oscurità. È molto più stretto di quanto pensassi. Quando queste camere vengono invase dall'acqua, avviene con grande rapidità. Strisciando all'interno di questi tunnel claustrofobici, Shopov porta Gandhi sul luogo della sua scoperta. Dottor Shopov! Dov'è? Ci vuole quasi un'ora per raggiungere il luogo. Finalmente, Shopov fa cenno che sono arrivati.
È questa la caverna? Sì. È davvero straordinario. La caverna è costellata di spettacolari stalattiti e stalagmiti. Cosa ci dice questa caverna sull'inondazione? Tutte queste stalattiti e stalagmiti si sono formate come risultato dell'infiltrazione di acqua piovana attraverso la roccia. Guardando le stratificazioni di queste rocce, come si leggono gli anelli di crescita di un albero, i geologi sono in grado di calcolare i livelli di pioggia caduti anche millenni addietro. Ed è stato così che Chopov scoprì qualcosa di straordinario. Uno degli strati era molto più spesso degli altri. Si è formato 7500 anni fa e corrisponde a 50 volte le precipitazioni medie attuali. Che cosa può aver provocato queste piogge così copiose? Abbiamo una teoria speciale al riguardo, ma per illustrargliela dobbiamo tornare al mio laboratorio a Sofia. All'Università di Sofia, il dottor Chopov ha preparato una sezione trasversale di roccia prelevata dal pavimento della caverna. Questo è uno dei campioni prelevati dalla caverna. In queste strisce ha scoperto che un tempo c'è stato un enorme incremento delle precipitazioni. Hai idea da che cosa sia stato provocato? Sì, un enorme asteroide precipitò sulla superficie del Sole. La teoria di Chopov è che l'incremento nelle precipitazioni fu innescato da un enorme asteroide o una cometa che si scontrò col Sole. Dalla collisione risultò un rapido e massiccio incremento della radiazione solare. La NASA ha catturato le immagini di eventi del genere grazie al suo osservatorio di dinamica solare. Immagini che hanno mostrato come le comete che si scontravano col Sole causavano enormi brillamenti solari. Il professor Chopov ha calcolato che dopo l'impatto della cometa col Sole, sulla Terra si verificò un rapido e drastico innalzamento delle temperature. Immense quantità d'acqua evaporarono, causando un colossale aumento delle precipitazioni piovose. Sì, è il tipo di evento che è descritto nelle fonti storiche. Si tratta di una teoria incredibile. Oh, certo. Ma quanto avrebbe dovuto essere grande quell'asteroide per aver avuto un effetto del genere? Avrebbe dovuto avere un raggio di 2-3 chilometri. Quindi, molto grande. Non ci sono molti asteroidi così grandi. Ed ecco perché, fortunatamente, eventi del genere sono così rari. Le conclusioni di Chopov, per quanto aspramente dibattute, sono state riprese da chi sostiene la teoria della grande alluvione nella regione del Mar Nero. Grandi quantità di ghiaccio si sarebbero disciolte alla fine dell'ultima era glaciale e il livello delle acque crebbe per oltre 5.000 anni. In questo periodo, le acque del Mediterraneo rifluivano attraverso il Bosforo alla velocità di 40 km cubici al giorno, 200 volte il flusso delle cascate del Niagara. Questa massa d'acqua trasformò un enorme lago nel Mar Nero e ne modificò drasticamente i contorni. Per trovare altre prove che sostengono la teoria della grande alluvione, Gandhi si dirige verso le coste del Mar Nero. Si reca presso l'Istituto Bulgaro di Oceanografia per incontrare il professore di archeologia subacquea, Petko Dimitrov. Professor Dimitrov, è un piacere. Professore, che prove avete che originariamente il Mar Nero fosse un lago d'acqua dolce? Ora le espongo le mie considerazioni. La prima prova dell'inondazione del Mar Nero è l'antica linea di costa che è stata identificata nel bacino del Mar Nero. Questa si trova tra i 90 e i 120 metri di profondità.
Perciò in fondo al Mar Nero si trova anche la costa originaria del lago d'acqua dolce? Sì. Analizzando i carotaggi provenienti dai fondali del Mar Nero, Dimitrov ha anche scoperto resti di conchiglie e plancton appartenenti a specie che possono vivere solo in acqua dolce. Dimitrov è convinto che l'inondazione investì e spazzò via gli antichi insediamenti neolitici sorti sulle rive del lago. Nel 2011, una nave da ricerca geologica, la Academic, intraprese un'analisi approfondita dei fondali marini. Al comando della squadra c'è Konstantin Cheterev. Un giorno, scandagliando il fondale con il sonar, abbiamo trovato una sorta di protuberanza e abbiamo deciso di inviare una sonda per prelevare un campione. Quando la sonda viene riportata in superficie, gli scienziati iniziano un'analisi approfondita dei reperti. Si rendono subito conto di aver rinvenuto qualcosa di interessante. In questa sezione abbiamo ritrovato un frammento di legno. Ed è una prova importante. È impossibile che possa essere un pezzo di legno di un'imbarcazione. L'unica spiegazione plausibile è che a quel livello ci fosse un antico villaggio. Quindi questa è la prova che sul fondo del Mar Nero ci sono insediamenti umani? Stiamo ancora attendendo i risultati dell'analisi al carbonio 14 e se si dimostrasse che quel legno ha all'incirca 7600 anni, il caso sarebbe chiuso. Ma per ora il caso è ancora lontano da una conclusione. Altri campioni sono stati prelevati da geologi dell'Istituto Oceanografico Americano, Woods Hole. Loro concordano con la teoria che la regione del Mar Nero abbia sperimentato delle enormi inondazioni, ma dai loro calcoli il livello delle acque salì di 10 metri, molto meno dei 60 teorizzati dai bulgari, e questo comporterebbe che l'area interessata dall'inondazione sarebbe molto inferiore. Gli studiosi americani hanno anche messo in dubbio la datazione dei reperti di roccia del pavimento della caverna. Secondo loro, l'inondazione si verificò 9500 anni fa, 2500 anni prima della data proposta da Chopov. Ma gli scienziati bulgari non si danno per vinti e sono ancora fermamente convinti che una grande inondazione spazzò via la prima civilizzazione europea, nata circa 7000 anni fa su quella che è l'attuale costa della Bulgaria. Si tratta di un cambiamento radicale delle convinzioni che indicano nella civiltà minoica, sorta sull'isola di Creta circa 2000 anni più tardi, la prima società europea con un alto livello di complessità. Gandhi è impaziente di trovare tracce di questa primordiale civiltà. Così contatta il principale esperto del neolitico bulgaro, il dottor Todor Dimov, del Dobrich Museum. Gandhi e Dimov si dirigono verso la striscia a nord-est della costa del Mar Nero. A Durankulak si trovano i resti di un insediamento neolitico risalente a 6000 anni fa. Si trattava di una comunità molto sofisticata. È stata chiamata la Troia di Bulgaria, ma precede l'antica città greca di più di 2000 anni. Per ora sono state riportate alla luce 17 abitazioni. Gli edifici sono grandi, circa 160-180 metri quadri. Molto più grandi anche di un appartamento medio in America. Dimov è convinto che il grande lago di acqua dolce
avesse creato un ambiente molto propizio all'agricoltura. Qui possiamo rintracciare l'origine del mito del giardino dell'Eden. In questi luoghi era più facile vivere rispetto ai deserti dell'Egitto. C'era acqua in abbondanza, vegetazione, animali. Al tempo qui vivevano anche i leoni. Quando venne investita dall'onda di piena, la terra fertile fu sommersa dalle acque salmastre e i sopravvissuti furono costretti a migrare. Gandhi vuole sapere di più su questi abitanti neolitici del lago e le informazioni possono essere trovate lungo la costa del Mar Nero. Nel 1972, appena fuori il porto di Varna, venne portato alla luce un sito con oltre 300 tombe risalenti a più di 6.000 anni fa. Molti dei resti sono conservati presso l'Istituto Bulgaro di Antropologia. Gandhi è a Sofia per incontrare il professor Jordan Jordanov. Ha qualche idea dell'aspetto che poteva avere questa gente? Per capire che aspetto avessero queste persone vissute 7.000 anni fa, utilizziamo un metodo denominato ricostruzione facciale antropologica. Questo è il teschio meglio conservato di quelli provenienti dalla necropoli di Varna. Studiando teschio e scheletro, Jordanov ha dedotto che quest'uomo doveva essere forte e ben nutrito. Ma cosa gli accadde? Non lo so. E difficilmente qualcuno potrà mai dare una risposta alla domanda dove e perché questa popolazione così sviluppata, con tutta la sua perizia tecnica, sia scomparsa senza lasciare traccia. Sono svaniti dalla faccia della terra. All'interno delle tombe di Varna sono stati rinvenuti numerosi e sofisticati manufatti d'oro e rame, vasellame, oggetti in selce e conchiglia. I tesori della necropoli sono conservati nel Museo Archeologico di Varna. Risto Smolenov è la guida che mostra a Gandhi i preziosi reperti. Ecco il più antico tesoro di oggetti d'oro al mondo. È incredibile. È il famoso oro della necropoli di Varna. Sì. È un grande privilegio per me. I gioielli sono stati datati? Sì, sono stati datati col metodo al carbonio. E i risultati indicano la metà del quinto millennio avanti Cristo, quindi circa 6.500 anni fa. È straordinario. Questo sposta indietro la storia della civiltà europea. Esatto. È certo che questi oggetti risalgano alla prima civilizzazione europea. Sembrano incredibilmente sofisticati. La tecnologia, il disegno. È stupefacente se si considera l'epoca in cui sono stati prodotti. Rappresentano anche la più antica forma di scienza. Scienza? In questi oggetti d'oro non vedo dei riferimenti matematici. Se si misurano questi oggetti, ci si rende conto che sono stati concepiti secondo un interessante sistema geometrico. Le lunghezze di queste due figurine d'oro sono 5 a 3. I disegni non hanno solo una funzione decorativa. Secondo Smolenov, questi oggetti sono stati creati usando un criterio geometrico. Le altezze di queste due raffigurazioni di buoi sono proporzionate 22 su 14, e cioè pi greco fratto 2. Smolenov è convinto che il senso e le dimensioni di questi gioielli siano la prova più consistente che le genti che vivevano sulle sponde del Mar Nero, prima del diluvio, fossero la prima forma di civilizzazione europea. Si sa che cosa accadde a queste genti? Dove andarono? Sebbene fosse stata duramente colpita dal diluvio,
questa civilizzazione, almeno in parte, sopravvisse e si trasferì in altre zone, dove sussistevano delle condizioni più favorevoli, e con loro portò anche il suo sapere. In qualche modo favorirono la fioritura di molte altre culture successive, e quel disastro potrebbe rappresentare un elemento essenziale nella storia del genere umano. Sì. Smolenov crede che questa antica popolazione venne dispersa dal diluvio, ma che i suoi saperi riemersero nelle grandi fioriture delle civiltà egiziana, sumera e greca 1000-2000 anni dopo. È difficile immaginare, guardando il Mar Nero oggi, che questo un tempo fosse un lago d'acqua dolce. E sì, le prove suggeriscono che si verificò un'enorme inondazione qui. Il mare rifluì in questo lago, inglobandolo e costringendo le genti che vivevano qui a disperdersi nell'area del Mediterraneo, spargendo così i semi della civiltà europea. Si dibatte ancora sulla possibilità che l'inondazione che si verificò qui circa 9.000 anni fa sia stato un evento disastroso. Ma se le storie narrate nella Bibbia, nel Corano e nell'epoca di Gilgamesh sono le rappresentazioni di eventi realmente accaduti, quel diluvio fu tanto grande da distruggere intere civiltà e crearne anche di nuove. Antichi segni sulla pietra, simboli misteriosi, accenni al mostro di Loch Ness. Un codice che potrebbe svelare i segreti di un'antica popolazione. La Scozia, nel nord della Gran Bretagna, possiede una storia nascosta. Racconti che narrano di druidi, magia e mostri. Sparsi in tutta la Scozia, si contano 350 monoliti. Queste pietre sono uno degli enigmi ancora irrisolti del mondo antico. Circa 1500 anni fa, questi segni e questi simboli vennero incisi nella pietra da uomini chiamati Pitti. Rob Lee, professore onorario di bioscienze presso l'Università di Exeter, ha cercato di usare le sue conoscenze scientifiche per svelare i segreti scritti su queste pietre. Straordinario. Molto, molto strano davvero. Questo è il monolito di Brensbuth, ma sono convinto che lo scopo di queste bellissime incisioni non sia perfettamente decorativo. Credo che si tratti di un codice che, se decrittato, potrebbe svelarci alcuni dei misteri dell'antico passato della Scozia. Per violare questo codice, Lee deve innanzitutto documentarsi sui Pitti. La Scozia oggi è conosciuta per Braveheart, per il tartan, le cornamuse e il whisky. Ma gli antichi predecessori degli scozzesi non hanno lasciato testimonianze scritte e il loro passato è sepolto nel tempo. Le uniche fonti scritte che ci sono pervenute provengono da altri popoli, come i Romani. Questo è il planisfero di Tolomeo risalente al secondo secolo d.C., che rappresenta il mondo conosciuto al tempo. Sull'angolo in alto a sinistra c'è la Britannia. E la Scozia ha un'angolazione molto strana, poco accurata, come se fosse poco conosciuta, si direbbe. Il planisfero di Tolomeo risale al 150 d.C., durante il massimo fulgore dell'Impero Romano, che all'epoca controllava un territorio di circa 5 milioni di chilometri quadrati. Ma questo remoto avamposto rimaneva inesplorato, indomito e temuto. In alto, in quella piccola striscia, c'è la Scozia.
Tolomeo scrisse la parola Caledonii, che significa gente dura. Lì si prepara a esaminare altri simboli incisi nelle 350 cosiddette pietre scozzesi. Insieme a lui, Gordon Noble, professore associato in archeologia presso l'Università di Aberdeen. Questo è Rhynie, nell'Aberdeenshire, dove si trova Top of North, una delle più grandi fortezze collinari dell'età del ferro presenti in Scozia. Qui c'è una pietra, le cui incisioni risalgono probabilmente al VI-VII secolo avanti Cristo, chiamata Crowstane. Rob, ecco il monolito conosciuto come Crowstane. È straordinario, veramente bellissimo. Gordon, riconosco il salmone, ma che razza di bestia è quella sotto? Mi sono fatto l'idea che potrebbe trattarsi della creatura nota come Kelpie, un cavallo d'acqua. Le storie sui Kelpie sono state trattate dal folklore scozzese fino al XIX e XX secolo. Si trattava di creature che abitavano i territori ricchi d'acqua come torrenti o fiumi. Si diceva che trascinassero le persone sott'acqua facendole affogare e gli erano attribuiti ogni sorta di misfatti. Per la maggior parte queste pietre vennero innalzate fra il VI e il IX secolo avanti Cristo e i Pitti le hanno decorate con circa 40 simboli. Gli studiosi sono ancora divisi sul significato da attribuire loro, e molti credono che lo scopo fosse prettamente ornamentale e che rappresentino gli emblemi personali o i nomi dei più potenti capi dei Pitti. Mezzalune. Come in quello di Brentwood. Infatti. Ma per alcuni il loro significato è molto più misterioso. Ci sono una varietà di animali mitologici e ci sono anche lo specchio e il pettine. Tra le rappresentazioni più comuni c'è il serpente, un antico simbolo di saggezza. La cosiddetta asta a zeta, con un simbolo che somiglia a un manubrio. Ed ecco il nostro vecchio amico, l'animale che si può vedere qui. E questo è il terzo che abbiamo visto oggi in questa zona. Davvero fantastico. Qui emerge uno schema abbastanza chiaro. Sembra racchiudere un significato. Sì. Il professor Lee ha accumulato una massa notevole di materiale sulle creature rappresentate dai Pitti e sugli altri simboli. Ed è convinto che ci sia un significato nascosto, sfuggito agli altri studiosi. I simboli sono incisi in maniera meravigliosa e sono presenti in tutta la Scozia. Guardate, per esempio, la pietra di Newton House. È davvero fantastica. Ma queste incisioni non mi colpiscono solo a livello artistico. Chi le ha create vi ha dedicato tempo e impegno. Hanno decorato le pietre in maniera elaborata, come quella di Maidstone. Dovevano essere molto importanti per loro. Il significato che rappresentavano per i Pitti si è perso da secoli, ma io penso che la scienza attuale sia in grado di fare un po' di luce sul mistero che quei simboli rappresentano. 500 chilometri a sud, oltre il confine con l'Inghilterra, all'Università del Lancashire, c'è qualcuno che può essere di grande aiuto. Lo statistico dottor Phil Jonathan utilizzerà una tecnologia all'avanguardia per stabilire possibili connessioni fra i simboli. Mi sembra di intravedere degli schemi in questi simboli. Per esempio, se prendiamo la pietra di Brentwood e quella di Newton House, entrambe presentano dei simboli in coppia, uno sull'altro, e in basso c'è un bellissimo serpente e un'asta a zeta. Mi domando se c'è qualche modo per analizzare questi schemi. Certo, penso che sia molto interessante. Tutto quello che dobbiamo fare è tentare di capire se queste pietre contengono delle informazioni. E possiamo farlo deducendo quanto spesso ricorrono certi simboli e se la loro presenza non sia da ritenersi casuale. Il dottor Jonathan utilizza un programma che può analizzare tutti i dati di Lee. Ma mentre il computer ricerca gli schemi ricorrenti, Lee si dedica al simbolo che i Pitti utilizzavano per la creatura che potrebbe essere il Kelpie, o cavallo d'acqua. Si dirige nuovamente a nord, nelle Highland scozzesi,
la patria di uno dei mostri più famosi al mondo, a Loch Ness. Il ricercatore Adrian Shine ha scandagliato le profondità di questo lago col sonar per 30 anni. Hai mai visto niente di misterioso o simile al mostro? Simile al mostro, di certo. Parte del mio lavoro è capire cosa abbiano visto le persone, perché qui le persone insistono nell'aver visto grandi animali da oltre 80 anni. Alcuni credono che il mostro di Loch Ness potrebbe essere un kelpie, ma le raffigurazioni sulle pietre potrebbero rappresentare il mostro di Loch Ness. Questo è sicuramente un cavallo d'acqua, se è mai esistito. Sì, agli zoccoli e la coda di un pesce. Il primo resoconto su Nessie risale ai tempi dei Pitti. Questo spesso viene chiamato il pesce mostro. E questo resoconto si trova in una biografia di San Columba del VII secolo, un santo irlandese cui viene attribuita la diffusione del cristianesimo in Scozia nel VI secolo d.C. Columba era in viaggio per incontrare Brood, il re dei Pitti, a Inverness. Passando da Loch Ness, scoprì che era successo qualcosa di terribile. Tanto per cominciare, vicino al fiume Ness, incontrò un gruppo di uomini che stavano seppellendo un loro amico. L'uomo era stato selvaggiamente dilaniato da un mostro acquatico. Perciò Columba chiese a uno dei suoi seguaci di prendere una barca dall'altra parte del lago, cosa che il suo seguace diligentemente fece, togliendosi i vestiti, la spada, la tunica e immergendosi in acqua. Ma la bestia stava aspettando sul greto del fiume. Il suo appetito non era stato saziato, ma soltanto stuzzicato. Perciò si mise a nuotare e la bestia si avvicinò all'uomo emettendo un terrificante ruggito. Allora Columba fece il segno della croce in aria dicendo: «Fatti indietro e non toccare quell'uomo!» E la bestia si allontanò, più velocemente di quanto fosse arrivata, come se fosse tirata da corde. Al sicuro sulle sponde, Rob si domanda in che modo la leggenda cristiana possa collegarsi a quello che già sa. Sia che il cavallo d'acqua o kelpie sia un animale reale o meno, è chiaro che le persone hanno creduto alla sua esistenza per molto tempo. È lo stesso animale rappresentato dai Pitti? Non lo so. Ma guardando queste pietre mi sto iniziando a fare una diversa idea su quale sia il loro significato. Il dottor Jonathan chiama per riferire alcune interessanti novità e lì torna a Lancaster per saperne qualcosa di più. Allora, Phil, cosa abbiamo? Beh, direi che stiamo facendo progressi. Il dottor Jonathan ha utilizzato un modello matematico per evidenziare sequenze schematiche nelle raffigurazioni dei simboli. Tutto per capire se i simboli abbiano una funzione puramente decorativa o se contengano anche delle informazioni di qualche tipo. Ho effettuato alcune analisi basate sulla frequenza con cui apparivano delle coppie di simboli sulle pietre dei Pitti. Se le coppie di simboli avessero uno schema casuale, otterremo una visualizzazione simile a questa a destra. Ma analizzando queste pietre, il grafico che ho ottenuto è questo sulla sinistra. E questo indica che esiste sicuramente una struttura e che i disegni sulle pietre veicolano delle informazioni. È un grande progresso. Si è sempre ritenuto che i Pitti utilizzassero segni e simboli per comunicare, ma non che avessero sviluppato un vero e proprio linguaggio scritto. Il dottor Jonathan ha spinto ancora più in là le sue analisi per comprendere come funzionasse questo sistema di simboli. I simboli presenti sulle pietre danno questi risultati, gli stessi che darebbe un altro tipo di comunicazione scritta, come per esempio un testo di lingua inglese o francese. Quindi credo che potremmo affermare che i simboli sulle pietre dei Pitti non sono nient'altro che una forma di linguaggio scritto. Scrittura. Straordinario, davvero straordinario.
Adesso il professor Lee deve scoprire come questi simboli trasmettano i significati. Ho effettuato anche un'altra analisi per cercare di capire il sistema. Un'analisi basata su un albero di classificazione. E il risultato è che le pietre dei Pitti è come se contenessero parole. Quindi i simboli sono parole. Esatto. L'analisi dell'albero di classificazione suggerisce questo. Con queste nuove informazioni, la sfida che si presenta al professor Lee è tentare di tradurre le parole dei Pitti. Lee, quindi, si prepara ad incontrare Guido Rees, un esperto di linguaggio dell'Università di Glasgow. Forse un'altra lingua celtica, come il gallese o il gaelico, potrebbe fornire qualche chiave di interpretazione. Consideriamo i nomi dei luoghi sulla mappa. Qui vediamo Aberdeen. Se scendiamo un po' c'è Arbroath. E sappiamo che il suo nome antico era Aberbrothok. Se segui il mio dito fino a scendere verso il Galles, troviamo alcuni toponimi come Abertawe, vicino Swansea, e Aberystwyth, che provengono dalla parola gallese aber, che significa estuario, un luogo dove un fiume entra nel mare, o nel caso della Scozia, in cui un fiume entra in un altro fiume. Come qui. Ah, ecco cosa significa aber. Questo è un aber, e questo spiega perché abbiamo 29 aber in quella che era la terra dei Pitti. Sembrerebbe esserci un collegamento fra la lingua dei Pitti e il gallese, ed entrambe sono molto legate alla terra dove sono nate. Le chiavi per comprendere la lingua dei Pitti si trovano in questo paesaggio. Se guardi qui, si vede l'acqua scintillare. La parola gallese per scintillio è pebr. E poco a nord di Loch Ness si trova Strath Pefer, che significa valle delle acque scintillanti. Qui ci troviamo nel Perthshire, che prende il nome dalla città di Perth, qui vicino. E la parola gallese Perth significa bosco. Se la lingua dei Pitti ha legami col gallese ed altre lingue antiche, forse è possibile tradurre i simboli, ma per farlo bisogna trovare una pietra di paragone. Perciò Lee decide di estendere la sua ricerca ad alcuni dei monoliti presenti in Galles. Un'antica lingua chiamata Ogam appare in molte antiche iscrizioni in gallese. Un monolite in particolare suscita l'interesse di Lee, ma è solo un'impressione che ha bisogno di conferme. Questa è una pietra gallese, la Llanwrne Stone, che qui ha due parole scritte in alfabeto latino. Tisernaci e Dobagni. Si tratta di nomi. E poi ci sono queste, che sembrano linee e punti, ma in realtà si tratta di lettere di un alfabeto, l'Ogam, che viene dall'Irlanda. Un alfabeto molto molto antico. In realtà queste sono lettere, e quello che c'è scritto è Dobagni. Perciò, sulla stessa pietra, è stata scritta la stessa cosa utilizzando due alfabeti diversi. Quindi, se trovassimo una pietra dei Pitti che contiene anche un altro tipo di scrittura che comprendiamo, potremmo avere una chiave per capire che cosa c'è scritto sulle pietre dei Pitti. Forse i simboli dei Pitti sono assimilabili ai geroglifici egizi, una forma di scrittura dove dei simboli complessi funzionano come parole. I geroglifici sono stati decifrati grazie alla Stele di Rosetta, un'antica tavola sulla quale erano presenti tre diverse lingue. Due erano diverse grafie di geroglifici, la terza era il greco antico. Lee decide allora di tornare in Scozia e per la precisione a Inverurie, nell'Aberdeenshire, in quello che sembra un quartiere moderno. Lee vuole dare un'altra occhiata alla Brandsburg Stone, assolutamente certo di trovarvi la chiave per la sua indagine. La cosa fantastica riguardo questa pietra è che possiede due forme di scrittura. Se abbiamo ragione, questi simboli rappresentano delle parole. Il serpente e l'asta a Z è una parola. La mezzaluna e l'asta a V è un'altra parola. E qui abbiamo delle scritte in Ogam.
se sono state scritte nello stesso periodo e significano la stessa cosa, allora Logam potrà darci la chiave per decodificare il significato di questi simboli. Magari, se mostriamo degli esperti le scritte su questa pietra, potrebbe diventare importante come la stele di Rosetta, che ci ha permesso di decifrare i geroglifici egizi. Per farsi aiutare a tradurre le scritte in Logam, organizza un altro incontro con il linguista Guido Ries. Questi sono i miei disegni della Brentwood Stone. Pensavo che mi avresti potuto aiutare con le scritte in Logam. Allora, posso dirti quello che penso che significhino le lettere. È una pietra molto bella. Queste dovrebbero essere E, R, A, T, A, D, D. E così via, sino alla fine dell'iscrizione. Sì. E si dovrebbe leggere Erath ad Warren. Non sono molto sicuro del significato dell'intera iscrizione. Anche se nessuno è certo del significato, potrebbe essere possibile decifrare la parola nella lingua dei Pitti. Perciò non sappiamo cosa significhi questa parola in Logam. No, non lo sappiamo. È un mistero. Ci vorrà tempo per svelare l'antico sapere contenuto nelle pietre di Scozia. Anche per interpretare la stele di Rosetta sono stati necessari 20 anni. Ma forse lì potrebbe scoprire chi ha innalzato queste pietre e perché. Le prime pietre vennero incise e innalzate durante il VI secolo d.C., nello stesso periodo in cui i missionari cristiani, come San Colombo, arrivarono nella terra dei Pitti. Per capire se esistesse un collegamento, lì si reca a visitare un tumulo neolitico nelle terre basse scozzesi. Il dottor David Clark lo attende nella camera sepolcrale. Chi pensa sia l'autore di questi simboli e dove pensa sia andato? Penso che siano stati realizzati da quelli che gli scrittori cristiani definivano stregoni. Devono essere state queste persone a decidere quali simboli avevano tanto potere da dover essere trascritti sulla pietra. Gli stregoni dei Pitti erano i druidi, una potente classe di sacerdoti pagani. Si riteneva che fossero grandi maghi, in grado di piegare le forze della natura al loro volere. Forse i simboli potrebbero avere delle valenze magiche e sulle pietre essere incise formule e incantesimi, maledizioni e malefici. Perché pensa che i Pitti abbiano inciso le pietre? Quello che è notevole è che si tratta delle prime sculture apparse in questo paesaggio in almeno 2000 anni. Credo che la ragione che li ha portati a innalzare questi monumenti fosse una crisi profonda. L'idea di decorare il paesaggio non può essere sorta così all'improvviso, solo per diletto. Secondo me c'è qualcosa che coinvolge il potere e la religione. Le pietre potrebbero rappresentare una mistica chiamata alle armi. Colomba e gli altri missionari cristiani che diffondevano il Vangelo in tutta la Caledonia, compiendo miracoli, rappresentavano una vera sfida per la religione e il potere dei druidi. Pare addirittura che San Colomba sfidò uno stregone druido di nome Broican per dimostrare chi avesse il vero controllo sugli elementi. Fu Colomba a prevalere. Tentarono di respingere i missionari cristiani che venivano da Occidente. Innalzarono queste pietre dicendo: non vogliamo il cristianesimo qui. Il professor Lee non ha ancora scoperto il significato dei simboli sulle pietre scozzesi, ma potrebbe aver trovato la spiegazione per la loro esistenza. I monoliti potevano essere un monito contro una terribile minaccia che si stava impadronendo delle anime del popolo dei Pitti, il cristianesimo.